I Fremen sanno che le tempeste più violente possono essere viste anche dagli angoli più remoti del deserto. Talvolta un'innocua brezza sulla sabbia può tramutarsi. Paul, nel frattempo, stava studiando come vendicare la morte del padre e riconquistare Dune. Stilgar aveva trovato gli Atreides in un bastione Sitch, nell'abisso del deserto. È qui che Jessica ha partorito Alia, sorella di Paul, poco prima della morte del duca Leto. Jessica è diventata la venerabile madre dei Fremen. Paul viene ora chiamato con il nome Fremen di Paul Muad'Dib. Dentro il Sitch stava apportando le ultime modifiche a uno dei suoi piani. Un attacco devastante ai danni dei raccolti di spezia degli Harkonnen. Avremo bisogno di più del valore dei guerrieri della mia tribù per tagliare gli approvvigionamenti di spezia degli Harkonnen. Stilgar, cosa ne pensi di convocare le altre tribù? I miei uomini sono pronti a combattere, a un mio ordine. Come gli altri abitanti del Sitch, avranno bisogno di essere rassicurati da un comandante coraggioso. Qual è la prima missione in programma? La distruzione di un cargo e di una mietitrice. 200 chilometri a nord-est da qui. Lo farò da solo. È un suicidio. Quando tornerò, la notizia di questa azione farà il giro dei Sitch e del deserto. A quel punto potremo contare su molti più sostenitori. Mi rifiuto di accettare queste condizioni. Procederò con o senza la tua approvazione. Sono sicuro che lo farai. Ho bisogno di armi. Trova Baren, è il responsabile dell'armeria. Ti fornirà un segnalatore di SOS di vitale importanza. Avrai anche bisogno di un Chris. Penso che se ne stia occupando Chani. Chani? Gli Atreides sono brillanti strateghi, ma in altri campi sono ingenui. Cercami quando hai tutto. Ti porterò sul luogo dell'imboscata. Devi recarti al Sitch e parlare con i Fremen. Sapere della tua vicinanza può fare miracoli per il loro morale. Chani, vedo che sei riuscita a creare un'officina. Le piante stanno cominciando a crescere. Presto avremo un'anteprima del paradiso Fremen. Liet Kynes sarebbe orgoglioso di te. Riprendere il programma di piantagioni da dove mio padre l'ha lasciato è una cosa, quello che state facendo un'altra. Organizzare e unire i Fremen è una grande sfida.
Tuo padre mi ha salvato la vita quando gli Harkonnen hanno lanciato la loro offensiva. Ho promesso di ripagarlo. L'acqua scorrerà su Dune. Acqua e aria pura! Anche gli alberi! Mi sarebbe piaciuto vedere il vostro mondo. Non ti ci posso portare, per cui non ci resta che ricrearlo qui, almeno in parte. Le riserve d'acqua aumentano lentamente. Ce ne saremmo andati da molto, prima che Dune diventi fertile. Fino a quando gli Harkonnen e l'Impero continueranno a sopprimere i sogni dei Fremen, ci sono molte probabilità che sia davvero così. Ho qualcosa per te, Muad'Dib. Un Kriss. Hai già mostrato di saperlo padroneggiare contro Jamis. La lama è fatta con un dente di verme delle sabbie. Un dente di Shai-Ulud, certo. Solo tu puoi portarlo. È l'arma segreta dei Fremen. Se uno straniero dovesse vedere questa lama, essa reclamerebbe il suo sangue. Se la perdi, si distruggerà automaticamente. Grazie, Chani. Qualcuno afferma che tu sia l'uomo della statua. Non hai mai usato un distorsore SOS prima d'ora? No. I missili non sono abbastanza potenti per distruggere il cargo Harkonnen. I suoi motori sono troppo grandi. L'unico modo è manomettere una mietitrice mentre raccoglie la spezia per poi farla raccogliere da un cargo. Ostruendo le bocche di rimozione della sabbia, si può trasformare una mietitrice in una bomba abbastanza potente. Ho capito la funzione del distorsore nel manomettere il meccanismo di trasmissione della mietitrice e nel tagliare i collegamenti. Ma perché il segnale SOS? E qui viene il bello. Una volta attivato, il distorsore emette un falso segnale di pericolo. Il cargo viene a salvare la mietitrice pensando che si sia imbattuta in un verme delle sabbie. Geniale, ma tutto ciò concede ai sabotatori un tempo limitato per bloccare le bocche di rimozione della sabbia. Ogni piano ha i suoi difetti. Ecco, fanne un buon uso. Subakul Kuar, Ara? Mi fa piacere sapere che tu sia venuto a sbirciare nelle mie pentole, Paul Muad'Dib. Comunque queste teste di sabbia hanno già ingoiato il primo mucchio di Kulon Mishmish. Non sono venuto per il tuo cibo. Non mi hai mai detto a chi appartiene l'armatura Harkonnen nelle tue cucine. Jamis, l'ha riportata in ricordo di un'incursione vicino al Grande Scudo. Mi spiace, Ara. Non volevo toccare quell'argomento. Nessuno è colpevole della morte di mio marito. Ogni tanto penso che sia stato tutto vano.
Se solo avessi potuto evitarlo. Lo so, Paul. La sua morte avrebbe potuto lasciarmi in balia di uomini completamente diversi da te. Da questo punto di vista mi ritengo fortunata. Jamis era un amico. Mi ha insegnato il valore della vita. Che Dio ti benedica, Paul Muad'Dib. Dirò ad alta voce quello che gli altri sussurrano. Io credo che tu sia il Messia. Possa Corioli risparmiarti. Possa avverarsi la profezia di Liet e possano i nostri figli vedere la superficie di dune coperta di acqua. Paul, hai avuto un altro di quei sogni? Madre, so che abbiamo già brevemente parlato di queste visioni. Non pensi sia ora che tu mi informi? I fratelli del destino hanno creato una rete e tu ne vedi le ramificazioni. Tempo e spazio si intersecano in quei punti. I navigatori interstellari usano la spezia per viaggiare nello spazio-tempo e per pilotare le navicelle a lunga percorrenza. Sono certa che anche tu sia sensibile alla presenza della spezia e che sia questa la causa dei sogni sempre più ricorrenti. Puoi senza dubbio visualizzare alcuni momenti chiave la cui conclusione è ancora incerta. Sono frammenti del futuro. Posso cambiarli? Si tratta del potere di Kwisatz-Haderach. Kwisatz-Haderach. Scusami, Paul. Devo correggere i test di memoria di tua sorella. Sorellina? Qualunque cosa tu possa pensare, non sono una ragazzina. Ricordati, ero nel grembo della mamma quando bevve l'acqua. Condivido tutte le conoscenze della successione delle madri Bene Gesserit dei Fremen, le sue comprese, fratellone. Data la portata di ciò che conosco, potrei chiamarti fratellino. Hai mai visto un cargo in fiamme, Muad'Dib?
Ce ne andremo durante la notte. Il verme funzionerà da nostro mezzo di trasporto fino al luogo dell'imboscata. Baren ti ha spiegato come funziona il distorsore dell'SOS? Disturba la rete di comunicazione della mietitrice e invia dei falsi SOS al cargo. Bene. La tua missione è divisa in tre parti. Per prima cosa devi salire sulla mietitrice e nascondere il distorsore. Devi prestare la massima attenzione, dal momento che ci saranno certamente dei militari nella zona del raccolto. Seconda fase. Una volta lanciato l'SOS, devi entrare nella mietitrice e localizzare i boccagli di rimozione della sabbia. Devono essere tutti chiusi, in modo da creare un surriscaldamento. Terzo. Lasciami indovinare, scappare dalla mietitrice prima che sia portata via dal cargo, altrimenti rimarrei intrappolato al momento dell'esplosione. La tua intelligenza sarà utile solo se tu riuscirai a sopravvivere. Utilizza questa pistola a proiettili. Stilgar, non preoccuparti per me. Sai giudicare bene le persone, come tuo padre. Thank you.
Oh! Thank you.
perdite di spezie ed equipaggiamento sono notevoli. Sei sicuro che le tue unità garantiscano un'adeguata protezione? Ma il deserto brulica di Fremen! Incarica un altro ufficiale di prendersi cura del raccolto e digli cosa è successo in questa saga. Avrei dovuto mirare alle gambe. I nostri stili di comando non sono così diversi. Da quando hai lasciato la carica di Stabantwek, i tuoi contrabbandieri hanno subito attacchi di guerriglia Fremen. A differenza del mio precedente capo, non trovo particolari ostacoli a collaborare con gli Harkonnen. Se non un giro di vite sui tuoi contrabbandieri da parte nostra. In cambio, la tua totale collaborazione contro i Fremen. È strano. Cosa c'è? Il ritmo con il quale gli Harkonnen stanno accumulando la spezia non corrisponde alla quantità che riempie i loro depositi. Non mettono tutta la spezia nei depositi ufficiali. Mio padre mi aveva parlato di nascondigli segreti. Perché nascondere la spezia? Per ingannare l'imperatore, permettendo al barone Harkonnen di incrementare la sua ricchezza con la spezia indebitamente raccolta. Se dobbiamo battere Rabban, dobbiamo trovare questi depositi segreti. Dove li nasconde? Muad'Dib! Ho appena ricevuto preoccupanti notizie circa l'arrivo di un planetologo. L'impero lo ha inviato per sostituire Liet Kynes. Riprenderà le ricerche nella stazione sperimentale. Avvertirò immediatamente Chani.